Sanità, storia vecchia. Con queste parole il presidente del Comitato San Timoteo, Nicola Felice, ha commentato la notizia di pochi giorni fa del trasferimento a Vasto dell'unico neuropsichiatra infantile in servizio a Termoli e Montenero di Bisaccia, che ha destato non poche preoccupazioni tra le mamme di bimbi piccoli. Questa vicenda è l'ennesima dimostrazione, ha detto Felice, che il nostro servizio sanitario regionale non è da alcuni lustri più attrattivo. Già dal mese di agosto il distretto sanitario si era attivato per risolvere il problema, che si è trasformato in una vera e propria emergenza. Dopo tanti sforzi e tentativi per cercare specialisti in questo importante settore, dopo qualche anno si torna a punto e a capo, rigettando molte famiglie con persone con queste disabilità nella disperazione più profonda, ha continuato Felice. Il Comitato San Timoteo negli anni ha sempre evidenziato le criticità presenti nell'ambito dei disturbi del neurosviluppo, in primis per persone con spettro autistico, che sono sempre più in aumento, facendo presente ai diversi commissari alla sanità e ai dirigenti dell'ASREM la mancanza in Molise di un centro regionale per l'autismo. Un motivo, ha aggiunto Felice, che ancora oggi costringe le famiglie con persone affette da questa disabilità a rivolgersi a strutture sanitarie di altre regioni, affrontando lunghi viaggi e grossi sacrifici anche economici. Il centro più vicino è all'Aquila. La regione Abruzzo da tempo è dotata di questi servizi, non solo per la diagnosi, ma anche per la presenza su tutto il territorio di strutture pubbliche e private convenzionate, ha spiegato, per le cure riabilitative specifiche e assicurando così anche i livelli essenziali di assistenza nell'area dei disturbi neuropsichici dell'età evolutiva. Per il Molise questo è ancora oggi solo un sogno, ha commentato Felice. Ci auspichiamo che nel prossimo piano operativo sanitario si metta mano al settore, dando soluzioni immediate, e mi auguro, ha concluso rivolgendo un appello alla classe politica e amministrativa, che ci sia un vero cambio diverso nella programmazione e gestione del nostro servizio sanitario regionale.